Buongiorno e benvenuti al TG 2000 Flash, un nuovo modello di economia per una società più sostenibile e vicina agli ultimi, agli emarginati, al Via d'Assisi The Economy of Francesco, appuntamento voluto dal Papa con oltre 2000 giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo che si metteranno a confronto via streaming per proporre e costruire nuovi modelli inclusivi sulla scia dell'ultima enciclica del Pontefice Fratelli Tutti. Stabili anche ieri i contagi in Italia, poco più di 34.000, ma a fronte di quasi 233.000 tamponi, 25.000 in più rispetto a martedì, in calo il tasso di positività, adesso al 14,5%, ma il record di decessi in questa seconda ondata di contagi ieri sono stati 753. Oggi vertice tra esecutivo e regioni per confrontarsi sui parametri che definiscono i colori e le zone maggiormente a rischio sanitario. Ieri i governatori avevano contestato duramente il modello seguito dal governo, quello dei 21 parametri, proponendo una netta riduzione di questi. Ho condiviso con gli altri malati umbri 15 giorni di questa dura prova, confrontandoci a vicenda, ma senza mai perdere la speranza della guarigione, così il presidente CEI, Cardinale Bassetti, ricoverato da 2 settimane a Perugia per Covid, ormai fuori pericolo. Ieri la telefonata del Papa per sincerarsi delle sue condizioni. Sale ad almeno 28 vittime il bilancio del passaggio sull'America centrale dell'uragano Iota, ora declassato a tempesta tropicale. In Nicaragua, Honduras, Panama ed El Salvador sono decine di migliaia le persone ancora isolate, senza acqua potabile né elettricità. Temporali al centro-sud, temperature giù anche di 10 gradi, neve fin sotto i 1000 metri è in arrivo in Italia tra venerdì e il weekend, una nuova ondata di maltempo con piogge anche di forte intensità, in particolare su Sardegna, Calabria e Sicilia. E adesso, prima di salutarvi, un aggiornamento che arriva proprio adesso e riguarda il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, arrestato per 'ndrangheta e posto ai domiciliari dai carabinieri. Con questo è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione a mezzogiorno. Grazie per averci seguito, arrivederci.